innovazione tecnologica e nuova strategia commerciale. Il rilancio dell'azienda napoletana Mobilità passa per la valorizzazione dell'asset pubblicitario, con il leader e operatore globale di comunicazione esterna in Italia, IGP Deco, aggiudicatario nel 2016 della gara europea per la gestione e la commercializzazione degli spazi pubblicitari per i prossimi 9 anni, ANM aumenta quindi gli introiti e migliora il decoro dei luoghi di transito. Così l'amministratore unico Alberto Ramaglia. Speriamo di essere da traino per una grandissima attività che possa essere poi un domani estesa sull'intero territorio cittadino. Il concessionario, vincitore di una gara internazionale, è leader mondiale su questo tipo di attività. La metropolitana è uno strumento di trasporto green, verde, come si suol dire, quindi poco inquinante, e quindi noi ci siamo adeguati alla bisogna. Il piano di sviluppo degli impianti pubblicitari è stato presentato stamane da Alberto Ramaglia, l'amministratore unico di ANM, insieme a Mario Calabrese, assessore alla mobilità del Comune di Napoli. Voi sapete che la IGP Deco gestisce anche tutte quante le pensiline dell'ANM della città di Napoli. Con la IGP Deco si stanno anche facendo delle pensiline ad hoc per Via Marina, che riserveranno per l'arredo di Via Marina. Ultimamente nota, IGP Deco installerà, diciamo, dei totem assolutamente all'avanguardia recenti, e l'inaugurazione viene fatta appunto in stazioni metropolitane che sono all'avanguardia, perché sono le famose stazioni dell'arte premiate in tutto quanto il mondo, quindi una bella giornata di festa per tutti quanti. Due le novità del nuovo contratto. Uno, l'aumento del fatturato per ANM, che beneficerà negli anni dell'implementazione del Media Plan con un incremento di oltre il 40% della base fissa garantita. La seconda novità invece è il rinnovo radicale degli impianti pubblicità in chiave digital. A parlarcene l'amministratore unico di IGP Deco, Fabrizio Duchesnet de Ver. La ricaduta economica per il territorio è molto semplice. Noi abbiamo un concetto di pubblicità non inquinante che si declina con la frase less is more, meno pubblicità con più efficacia, per cui la cosa che sicuramente abbiamo realizzato per adesso è di migliorare esteticamente i locali bellissimi della metropolitana di Napoli, che non erano valorizzati con la gestione precedente.